Buonasera, sta per iniziare il webinar Il punto di contatto, uno step fondamentale nel restauro di seconda classe, tenuto dal professor Simone Grandini. Simone Grandini è professore di endodonzia e odontoiatria restaurativa presso l'Università degli Studi di Siena. È presidente del corso di laurea in igiene dentale, sempre a Siena, è direttore sia di odontoiatria restaurativa e direttore del reparto di endodonzia e odontoiatria restaurativa presso l'azienda ospedaliera universitaria senese. Inoltre, insieme al dottor Marco Martignoni, ha sviluppato il protocollo R2C di Despre Sirona. Prima di iniziare, alcune comunicazioni di servizio. Sul vostro monitor è presente un box nel quale potrete digitare le domande che desiderate rivolgere al relatore e alle quali verrà data risposta al termine della presentazione. Tali domande compariranno in forma anonima. Vi invitiamo a utilizzare tale box unicamente per porre le domande. Per eventuali saluti e commenti, utilizzate gentilmente il box della chat pubblica. Nel corso della presentazione potreste sentire in sottofondo delle frasi in inglese. Qualora accadesse, si tratterà di comunicazioni di servizio tra gli organizzatori del webinar. Lascio la parola al professor. In ritardo, benvenuti a tutti. È sempre piuttosto strano di fare queste conferenze da remoto. Io in questo momento sono a casa a Siena. È sempre molto più bello quando posso vedervi direttamente, ma comunque è un modo per tenersi in contatto in questo momento così particolare e così difficile. Vi porto i saluti di tutta l'Università di Siena. Sono orgoglioso della. Molto orgoglioso della mia università che ha il primo e unico corso di odontoiatria completamente in inglese, oltre al corso di igiene dentale del quale sono presidente, il mio master di endodonzia restaurativa, oltre a tanti altri, ovviamente anche il master in protesi del Prof. Ferrari in inglese, che è un altro dei nostri fiori all'occhiello. La scuola di Siena ha dato, diciamo così, i natali a diversi docenti che oggi vedete a giro per l'Italia e non solo, con la scuola di dottorato che è partita a fine anni 2000. Io sono molto orgoglioso anche del mio gruppo di ricerca che mi dà una mano e che ovviamente mi ha aiutato anche in questo webinar nel settare, diciamo, nell'andare a cercare tutte le reference bibliografiche che sono utili nel fare una comunicazione che sia il più possibile clinica, ma anche con una base scientifica. Io da moltissimi anni dall'inizio faccio parte del gruppo di Stile Italiano, del quale sono un membro orgoglioso. Stile, fra l'altro, ha recentemente fatto una cosa molto bella che vedete qui, che è Stile Italiano TV. Potete andare a cercarla a stileitaliano.tv. È una sorta di, diciamo così, Netflix dell'odontoiatria, dove voi della restaurativa per adesso, dove trovate tutta una serie di informazioni, conferenze e tutto quello, diciamo, che viene incassato viene interamente devoluto alla Croce Rossa Internazionale. Quindi ha uno scopo benefico e sono veramente contento di questo. Brevemente oggi voglio parlarvi di queste cose che vedete segnate. Quindi faremo una brevissima introduzione, parleremo di diagnosi della carie, di management della carie e preparazione, adesione. Parleremo di workflow nei settori posteriori e ci dedicheremo ovviamente all'anatomia dei punti di contatto e quindi al punto di contatto che è, diciamo, l'argomento del webinar odierno. Chiaramente tramite l'uso di molti casi clinici che ci serviranno per spiegare le procedure. Despre Sirona ha un portfolio di prodotti interessante che prevede un adesivo, delle matrici, un materiale biofilm e ora un materiale anche flowable e ovviamente anche un materiale composito che è funzionale per tutte le situazioni di restaurativa che oggi dobbiamo affrontare. L'odontoiatria restaurativa nasce da secoli di storia, ogni tanto viene considerata erroneamente la Cenerentola, in realtà non lo è perché ha secoli di storie di reference bibliografiche. Io sono nato in un'epoca nella quale si faceva amalgama, perché negli anni 90 si faceva amalgama e non composito, e quindi chiaramente era un'odontoiatria dove c'era un'estensione per prevenire. Oggi è esattamente l'opposto, oggi si previene l'estensione, quindi si fa una roba esattamente opposta, si cerca di minimizzare la quantità di dente che andiamo a sacrificare per fare la nostra otturazione. Tutti noi vorremmo parlare di odontoiatria basata sull'evidenza scientifica. L'evidenza scientifica che cos'è? L'evidence-based dentistry è l'integrazione fra l'evidenza scientifica disponibile, l'esperienza clinica e le preferenze e le necessità del nostro paziente.
Purtroppo solo il 22% delle procedure che noi facciamo oggi come oggi hanno un'evidenza scientifica disponibile, per cui dobbiamo basarci anche sulla cosiddetta odontoiatria basata sulla clinica, quella che è la clinica di tutti i giorni, l'esperienza, i workflow che andiamo a fare e sapere più o meno se una determinata tecnica funzionerà o non funzionerà sulla base della nostra esperienza clinica. Io faccio sempre il test della figlia, cioè io vado a pensare questo trattamento lo farei a Rebecca che vedete in questa foto? Sì, no. Se la risposta è sì, lo faccio. Se la risposta è no, in tutta onestà, cambio il mio piano di trattamento. Parlando di evidenza, esiste un bello studio pubblicato nel 2013 che parla di survival rate, quindi di sopravvivenza di amalgama e composito, e vediamo come l'amalgama e il composito hanno più o meno la stessa durata. Considerate che sono casi fatti alla fine degli anni 90. Molto probabilmente con le conoscenze, con le tecniche e i materiali che abbiamo adesso, il composito potrebbe durare addirittura di più dell'amalgama. E quando si parla di longevità, ovviamente dobbiamo considerare che sia importante il materiale, i materiali migliorano costantemente, il paziente deve seguirci nel nostro piano di trattamento, ma se dobbiamo mettere l'accento su una di queste cose, è sicuramente l'handling, cioè la tecnica, come noi andiamo a eseguire un determinato trattamento. I compositi li usiamo tutti i giorni. Oggi, come oggi, i materiali compositi ci danno la possibilità di, in ogni trattamento che noi facciamo, essere utilizzati. E chiaramente, dal punto di vista anche pratico, molti dei nostri pazienti ricevono dei restauri diretti, il 70%, quindi 7 su 10. E i restauri diretti rappresentano una quota parte importante anche di quello che noi andiamo a fare allo studio. E in tempi come questi di pandemia, dove abbiamo difficoltà con i DPI e con tutta una serie di altri problemi, è importante essere, diciamo così, rapidi, saper fare un determinato trattamento in tempi brevi e che questo trattamento faccia sì che il paziente non debba tornare in studio per aggiustamenti, controlli, rifacimenti, che ovviamente diventerebbero in questo momento assolutamente sanguinosi per noi. Io credo da tempo che la conoscenza sia un processo semplicemente di impilare fatti uno sopra quell'altro, mentre la saggezza sta nella semplificazione. E con i sistemi che abbiamo adesso la semplificazione è possibile. Parlando di evidenza scientifica, è uscito 4 anni fa un articolo su Operative Dentistry, che è una meta-analisi della, quindi il più alto livello scientifico possibile, la più alta evidenza scientifica disponibile, per quanto riguarda le procedure restaurative. Ci sono alcune cose interessanti. Innanzitutto che il survival rate è molto alto, perché l'annual failure rate è sotto il 3%. E quando fallisce uno dei nostri restauri, in genere è o diciamo, un fallimento legato a una carie o una frattura del restauro. Considerate anche che questa review si basava su studi precedenti. Oggi come oggi, io nella mia pratica clinica vedo un successo clinico che è raggiungibile in maniera decisamente semplice. Oggi stesso io nel pomeriggio di studio ho fatto una X pazienti in un tempo rapido con una procedura che mi permette di sapere fin da prima quello che andrò a utilizzare per fare il mio restauro di seconda classe. Se andiamo a leggere meglio questo articolo, vediamo molto bene, rispetto al punto di contatto, che non c'è una, definizione precisa. Perché? Perché il punto di contatto cambia da paziente a paziente. Il primo paziente del pomeriggio era un paziente con punti di contatto strettissimi. L'ultima era la paziente con punti di contatto molto lassi, quindi la cosa importante è quella di cercare di adattare il punto di contatto che noi andiamo a rifare sul paziente stesso. Per ottenere un punto di contatto stretto dobbiamo compensare per lo spessore della matrice e per la contrazione, la polimerizzazione. E quando andiamo a comparare l'uso di un cuneo di legno con l'anellino separatore, la meta-analisi ci dice chiaramente che l'anellino separatore ci dà un livello di sicurezza assolutamente superiore. Due parole sulla diagnosi, perché chiaramente non possiamo semplicemente parlare di punto di contatto senza parlare di diagnosi della carie interprossimale. E qui devo ringraziare Giuseppe Chiodera, uno degli amici che con me fa parte di Stile Italiano, che mi ha aiutato nel preparare questo deck of slides che vedete adesso. Quando andiamo a fare una diagnosi, facciamo chiaramente un esame visivo, asciughiamo la superficie, usiamo degli ingrandenti, usiamo uno spicillo e facciamo delle radiografie. Bene, le radiografie sono importanti, ma ricordatevi, più di 30 anni che lo sappiamo,
che la carie non è visibile in radiografia se non è al di sopra di un terzo della distanza buccolinguale. Prova a spiegarmi. Se noi artificialmente facciamo copia and paste, cioè copia e incolla di tre, diciamo, macchie che sono fatte col computer, io ho situazioni diverse. Quella che vedete col numero 1 la vedo più facilmente perché la distanza buccolinguale è piccola. Quella numero 3, che è esattamente la stessa quantità di carie, in radiografia io non la vedrò perché ovviamente ho uno spazio più grande. Se ho una situazione come questa, dove abbiamo un limite prettamente anatomico, o come questa, dove abbiamo un limite legato alla direzione della mia radiografia, che chiaramente può avere delle sovrapposizioni che non mi permetterebbero di vedere quello che sto facendo. Noi sappiamo che la ragione principale per il fallimento è appunto la carie e che il pavimento del box prossimale è la superficie più vulnerabile, quindi il punto di contatto assume sempre di più grande importanza. Dal punto di vista della preparazione, due parole velocissime, semplicemente per dire che chiaramente più abbiamo strumenti piccoli, più riusciamo a preparare in maniera ottimale la nostra cavità, più riusciamo a ripristinare un punto di contatto ottimale e più è facile ottenere un risultato clinico. Io spesso uso l'anellino separatore anche durante la preparazione, perché questo mi permette di allargare maggiormente. Oppure utilizzo un wedge guard, quindi un cuneo con una matrice metallica, che mi permette di evitare di toccare il dente accanto durante la preparazione. E qui, come vedete, ogni volta che noi andiamo a preparare, io ovviamente rischio di avere un contatto, in questo caso è stato sulla matrice metallica, per fortuna non sul dente adiacente. Quindi un piccolo suggerimento, ho visto ci sono alcuni studenti collegati, quelli più giovani, provate l'occlusione prima di andare a fare la vostra preparazione, perché almeno potrete evitare di avere un punto di contatto, come diceva anche il professor Scotti nella sua conferenza all'Accademia di Conservativa l'anno scorso, di avere un punto di contatto fra, quindi un punto di occlusione fra superiori e inferiori nella zona di passaggio fra dente e restauro. Io uso molto questa fresa, che è una fresa di Arkansas, per rifinire i margini e non avere diciamo, dello smalto non sostenuto da dentina, e chiaramente è importante una volta passato, diciamo, una volta finiti questi passaggi, di avere una adesione adeguata. Chiaramente hanno già parlato di adesivi, quindi io vado rapidissimo. Voi tutti sapete che cos'è un adesivo, ma nella procedura ci vuole. Sappiamo che chiaramente è diverso avere un etch and rinse piuttosto che un self-etch. Oggi come oggi siamo, tra virgolette, benedetti dalla possibilità di avere un adesivo cosiddetto universale. E quindi sappiamo anche che mordenzare su una superficie, su dentina profonda, può aumentare la possibilità di avere sensibilità post-operatoria. E quindi noi cerchiamo di evitarlo, ma come possiamo ottenere comunque una buona adesione? Un'ottima idea, verosimilmente, è quella di fare un selective etching dello smalto, quindi mordenzare selettivamente lo smalto e passare all'adesivo universale, che diventerà a questo punto, diciamo, in modalità total etch sullo smalto e in modalità self etch sulla dentina. In un lavoro di uno dei miei maestri, il professor Giachetti, che mi ha insegnato a tenere in mano una turbina una trentina d'anni fa, insieme a Fabio Bertini, si vede chiaramente come, comparando operatori esperti con operatori inesperti, quando si usa un adesivo a tre passaggi, gli operatori esperti ottengono risultati maggiori. Quando invece utilizziamo un adesivo self-etch o universale, quindi a un unico passaggio, gli operatori ottengono tutti lo stesso risultato. Per cui l'utilizzo di questi adesivi, come può essere il Prime and Bond Active, che sono universali, è sicuramente favorevole e ci permette di andare tranquillamente in self-etch, in selective etch oppure in total etch. E perché si chiama Active? Perché se voi mettete con un microbrush una goccina di adesivo su una superficie, vedete come questo adesivo attivamente si vada a, diciamo così, espandere e vada a creare adesione su tutte le superfici. Quindi, quando andiamo a fare adesione, noi dobbiamo chiaramente proteggere le superfici adiacenti, dobbiamo mordenzare selettivamente lo smalto e quindi, dopo aver lavato e asciugato in seguito alla mordenzatura, si va a strofinare l'adesivo in maniera efficace sulla superficie, per poi fare, dopo aver soffiato via l'adesivo, una ventina di secondi di polimerizzazione che servono a portarci al passaggio successivo. Se posso riassumere, per quanto riguarda oggi la classe 2, sicuramente il selective etch
è la soluzione mia preferita. Quando abbiamo una classe 4, io in genere utilizzo una modellizzatura totale, mentre sulle classi 5 molto spesso vado semplicemente con l'adesivo universale senza premodellizzatura. Nei restauri posteriori, noi sappiamo, e mi permetterete questa piccola divagazione, noi sappiamo che il problema principale è sempre stato attribuito alla contrazione da polimerizzazione, ma noi sappiamo bene che questo è un qualcosa che succede comunque. Il vero problema si ha nello stress da contrazione, il cosiddetto fattore C, che voi tutti perfettamente conoscete. Quindi, a seconda del tipo di cavità che noi abbiamo, possiamo avere uno stress maggiore o minore. E vedete come la seconda classe ha un C factor di 2 e la prima classe un C factor di 1. Bene, io oggi vi parlerò di una tecnica che prevede la chiusura della seconda classe, la trasformazione della seconda in prima, perché io non ho nessuna paura a diciamo così, creare, trasformare la seconda in prima perché non ho paura dello stress, perché so gestirlo. Il problema dello stress, come vedete in questo video, in questo breve schema che è stato fatto dal dottor Giulio Pavolucci, uno dei miei allievi più cari, in fase pre-gel io non ho nessuno stress. Nel momento in cui il composito gelifica, io ho uno stress che si trasmette alle pareti. Come faccio a combattere questo? Beh, molto semplicemente utilizzando un materiale che ha una fase post-gel tardiva, come i flowball. Nella categoria dei flowball ricadono anche i cosiddetti materiali bulk fill. I materiali bulk fill sono ormai noti da molti anni e il primo a uscire è stato appunto l'SDR nel 2009. Questi materiali, come è stato dimostrato dal professor Reinhard Hickel, possono addirittura essere posizionati in spessore di 4 mm, mentre noi sappiamo che lo spessore massimo al quale potevo mettere un composito era 2 mm. Invece adesso questi bulk fill possono andare in 4 mm. E in un lavoro molto famoso di Ulla Pallesen è stato dimostrato come una tecnica bulk and body, quindi con un sistema bulk, come vedete nello schema a destra, e un body al di sopra, quindi un composito al di sopra che va a chiudere, danno risultati assolutamente identici, se non migliori, a quello della tecnica, tradizionale. In più, il vantaggio è che voi avete una tecnica estremamente semplificata, perché abbiamo due soli materiali insieme all'adesivo. Il materiale che sta sul fondo, che è il bulk fill, ha l'SDR in questo caso una capacità di adattarsi molto elevata e ha anche la capacità di avere una, come dire, di riuscire a bagnare la superficie in maniera perfetta. Per cui di fatto io metto un bulk fill al di sotto e metto un capping layer al di sopra che mi funzionerà come copertura di quello che io vado a mettere. Quindi prima a sinistra e poi a destra. Bene, ma quindi io quando vado a riempire, vedete qui ci sono due seconde classi che si affrontano, un sesto trattato endo e un quinto non trattato endo, io vado semplicemente a sostituire la dentina con questo bulk filling, ma entrerò nel dettaglio fra poco. Solo per dirvi quindi l'SDR ha tanti vantaggi, secondo me il vantaggio principale è di essere una resina con un bassissimo stress da contrazione. E chiaramente lo vedete dai dati che sono disponibili, l'SDR ha realmente uno shrink stress che è veramente molto basso. In più, unito a un materiale come il composito, quindi lo Spectra ST, che è il nuovo composito, che ha queste caratteristiche di avere queste grosse particelle all'interno che permettono di dare una forza maggiore al materiale, ci dà tra l'altro un handling fantastico perché il composito non si attacca alla spatolina e quindi io sono in grado di gestire molto facilmente questo problema e ovviamente hanno anche una compressive strength, quindi una forza che è superiore ai 360 MPa. Io, solo per dirvi, spesso faccio anche degli intarsi in composito con questo materiale, il mio tecnico ha questo materiale e quando faccio un intarsio singolo, un restauro post-endo singolo in maniera indiretta, spessissimo uso questo materiale. Quali sono le differenze? Beh, nel portfolio che avete adesso su Dentsply Sirona abbiamo una serie diversa di materiali, di consistenze, di viscosità e di opacità. Perché è importante l'opacità? Perché chiaramente questo è più importante nei restauri posteriori, nei restauri anteriori che nei posteriori. Nei posteriori noi andiamo a utilizzare quasi sempre solo il body con una tecnica molto semplice che è quella, la cosiddetta cloud, concept, cioè il concetto di avere dei 5 di fatto 5 colori che vanno bene per tutta la scala vita. E come vedete il body ha un'opacità che è nel mezzo fra la dentina e lo smalto.
E qui vedete appunto un esempio delle dentine 60-80, il body e lo smalto 30-35 di opacità. Anche la viscosità è diversa, se andate a vederlo in questa diapositiva vedete come dall'SDR Flow Plus allo Spectra ST Flow, allo Spectra ST Low Viscosity, allo Spectra ST High Viscosity abbiamo una viscosità sempre maggiore. E molto brevemente potete vedere un timelapse di 3 minuti dove vedete come il flow rispetto allo Spectra ST Flow sia molto più fluido. E queste sono caratteristiche che ora andremo a vedere possono essere estremamente utili. Ma andiamo a bomba su quello che ci interessa. Quali sono i protocolli nei settori posteriori? Beh, quando parliamo di protocolli, le tecniche di stratificazione sono tantissime, tantissime. Noi utilizzeremo, vi farò vedere, la tecnica centripeta di Nizam Bishacho, che è quella che viene più utilizzata. Noi da una tecnica nei settori posteriori vogliamo aumentare il DOC, il Depth of Cure. Ridurre lo stress da polimerizzazione, per questo usiamo dei valve filling. Creare restauri estetici, beh, nei settori posteriori anche il giusto. E ovviamente ridurre il tempo di finitura di finitura e lucidatura. E questo è estremamente importante. Noi oggi abbiamo la possibilità con la Bulk & Body di fare o una tecnica di stratificazione consecutiva delle cuspidi, come vedete in questo caso, ad esempio, con una stratificazione monomassa, sapendo l'anatomia, conoscendo dove stanno le cuspidi, io vado a crearle una dopo l'altra e credo che questo sia un restauro assolutamente estetico fatto in monomassa, perché secondo me la forma è 100 volte più importante del colore, specialmente nei settori posteriori. Questa tecnica si chiama anche tecnica della pizza, come la chiama il mio amico Jordi Manauta, in realtà viene da una reference bibliografica del 96 con cosiddetta successive cast build up, quindi una cuspide alla volta. L'altra possibilità che noi, e quindi in questo caso chiaramente noi andiamo a ricreare una cuspide dopo l'altra con una tecnica di stratificazione il più semplice possibile, con un solo materiale che mi permette di ridare una forma anatomica che sia corretta. Questo è possibile farlo con questa tecnica di cuspidi successive, oppure è possibile farlo con la tecnica cosiddetta delle linee essenziali, che è una tecnica inventata dagli amici di stile italiano perché se voi togliete i solchi a un dente è come vedere una faccia senza gli occhi. E se io mi metto a disegnare questi solchi, voi vedete, e questi solchi sono assolutamente importanti anche per il punto di contatto, perché sono l'espressione del punto di contatto che si trasporta, diciamo, sulla superficie occlusale. Qui vedete 7, 6, sto disegnando ora, il 5 e il 4. Ci sono delle linee essenziali che noi possiamo disegnare nell'inferiore. E poi le vedete anche nel superiore, voi le potete downloadare questo PDF, andate sul sito di stile, digitate Essential Lines e downloadate questo PDF che vi rende molto semplice andare a ricreare queste superfici. Ora, quando faccio un restauro nei settori posteriori, io in genere utilizzo 5 passaggi. DBA vuol dire Dentin Bonding Agent, l'adesivo, quindi il flowball, a coprire, si chiama anche strato di protezione dell'adesivo. Quindi faccio il punto di contatto che è il cardine del mio restauro posteriore. Dopodiché faccio il mio bulk e il mio body. Nel restauro di piccolo di prima classe io utilizzo veramente pochi materiali, non ho bisogno di rifare il punto di contatto, li scorro molto rapidamente. Abbiamo una cavità di prima classe che dopo l'adesivo si inserisce una goccia di bulk filling, in questo caso molto piccola, ma solo per avere una protezione dell'adesivo, e si fa poi la tecnica delle linee essenziali per ricostruire completamente il nostro dente. Quando abbiamo un caso un pochino più grande, possiamo anche fare una cosa del genere, cioè sopra l'adesivo possiamo mettere un primo piccolo strato di bulk filling, questo non è indicato dall'azienda, ma può essere opportuno farlo, quindi il bulk e quindi al di sopra il body con un'anatomia primaria e secondaria il più possibile appropriata. Ora, parlando del punto di contatto, dell'anatomia del punto di contatto, vi ho anticipato che utilizziamo la cosiddetta tecnica centripeta, che è stata proposta per prima dal professor Hassan e poi ripresa dal professor Bishacho nel 1997. E vedete come qui si vada di fatto a ricostruire, a trasformare la seconda classe in prima classe. Quindi io vado a ricostruire il punto di contatto dopo aver messo l'adesivo e dopo aver messo eventualmente del bulk fill o del flowball sulla base per semplificarmi la vita e trasformare la seconda in prima. E quindi il primo passaggio sarà quello appunto di ricostruire, in realtà il terzo, ma il passaggio chiave sarà quello di ricostruire
Questa zona di contatto, nella maniera più corretta possibile, uno spessore di mezzo millimetro, un millimetro, non di più, per trasformare la seconda in prima e rendere più semplice la mia tecnica di stratificazione. Ricordatevi che noi spesso ci concentriamo sui compositi da anteriori, per restare estetici. Io, almeno nella mia esperienza, io ne faccio tanti di anteriori. Almeno il 50% dei restauri che andiamo a posizionare sono restauri classe 2, quindi la classe 2 è il restauro che noi facciamo più frequentemente. E mi permetto di dire che lo vedo con i miei studenti, la cosa più difficile per loro molto spesso è creare un buon punto di contatto, per cui io preferisco sapere di avere una tecnica che mi permetta facilmente di avere questo tipo di situazione. Un tempo usavamo delle matrici complete, tipo le Automatrix o le Brenner o le Toffelmayer, che se, questo è un caso vecchissimo di amalgama. L'amalgama ci permetteva però di essere spinta, quindi io potevo facilmente andare a spingere la mia otturazione e non avevo problemi col punto di contatto. Con i compositi non posso spingere come con l'amalgama. Per cui, qui sono uno schema che mi ha dato l'amico Gaetano Paolone, vedete come nella. Quando io comparo una matrice circonferenziale con una matrice sezionale, io ho molto più composito nella zona che mi interessa. Cioè, almeno io lo posso fare anche con l'automatrix o con la matrice non sezionale, ma devo spingere, devo modificare l'anatomia della mia matrice. Invece con la sezionale ti viene già in automatico. Io non avrò, come vedete a sinistra, uno spazio fra i denti. Il paziente non torna perché non gli avete fatto i solchettini neri della finta carie, ma torna perché vi dice, come si dice a Siena, che gli rimane il pasto fra i denti. Oppure, come vedete in alto a sinistra, è molto più difficile rifinire e lucidare quello che vedete a sinistra rispetto a quello che vedete a destra. Per cui queste matrici sezionali ci danno un grande vantaggio. Ecco, utilizziamo o non utilizziamo del flobol o del bulk sul margine? Io lo utilizzo tranquillamente perché questo lavoro di 10 anni fa del dottor Fabianelli ha dimostrato chiaramente che, un lavoro venuto dalla nostra scuola, da Siena, che il flowball sulla base, quindi usare un open sandwich, ci dà un adattamento marginale migliore e meno vuoti, per cui io tranquillamente lo utilizzo. Il sistema di matrici di cui parliamo oggi per ottenere un punto di contatto serrato è questo che vedete, le Palodent V3. Sono delle matrici che prevedono un anellino, la matrice stessa e il cuneo. L'anellino è quello che ci dà la separazione. Il cuneo di plastica, al contrario del cuneo di legno, non dà nessuna separazione, serve solo per chiudere la matrice a livello cervicale. E ci sono diversi tipi di matrici, da più piccole a più grandi, a seconda del tipo di dente che andiamo ad analizzare. Quindi, chiaramente, queste sono alcune delle caratteristiche che vedete della matrice, che è, diciamo, sezionale ed è preformata di modo da adattarsi perfettamente a quello che vedete sul, diciamo, all'anatomia del punto di contatto. Diciamo, la piccola codina può essere piegata poi per un più facile posizionamento. Quindi reinserite il cuneo e piegate all'indietro la codina. E chiaramente i cunei hanno il vantaggio di avere, come vedete, credo possiate vedere il mio mouse, sono vuoti, quindi possono prevedere la tecnica cosiddetta di wedging the wedge, cioè se io sono soddisfatto della chiusura a livello marginale, a livello interdentale della mia matrice, bene. Se invece non sono soddisfatto, è opportuno inserire un altro cuneo di plastica dalla parte opposta, facendo la cosiddetta tecnica di wedging the wedge. Quindi abbiamo detto già prima come andiamo a fare, vediamo alcuni video esplicativi. Scusate, c'è la musica, mi sono scordato di toglierla. Quindi inserisco la matrice, la blocco con il cuneo. E quindi vado a inserire il mio anellino. È l'anellino che mi dà la separazione che io desidero. Altra tecnica possibile è quella di inserire la matrice, quindi l'anellino e solo successivamente il cuneo. E assolutamente scegliete voi quella che preferite perché non esiste nessuna differenza dal punto di vista pratico della ricreazione del nostro punto di contatto. E chiaramente è possibile anche, come vi dicevo prima, mettere un secondo cuneo dalla parte opposta. Se non siamo soddisfatti del fitting a livello
del punto di contatto marginale, andiamo a inserire un ulteriore cuneo per avere una migliore, diciamo, stretta della matrice a livello cervicale. Quando andiamo a fare la nostra, scusate per la musica, è colpa mia, mi sono scordato di toglierla. Faccio così che forse la evitiamo, la musica, è esatto. Quindi io metto un primo strato di SDR che va a, diciamo così, a proteggere il mio adesivo e quindi vado a crearmi piano piano la mia parete prossimale. Vedete? Circa un millimetro, non più di un millimetro. Cerco di dare una corretta inclinazione e io quindi a questo punto ho la possibilità, ho trasformato la seconda in prima. E quindi che succede ora? Nella V questo è un modello chiaramente. Non è un paziente, io vado a togliere l'anellino. Nella vita reale per me è così: apro la matrice solo per capire se non ho dei vuoti, ma non la tolgo perché, malgrado siamo sotto diga, ogni tanto può succedere che un po' di saliva, un po' di sangue vengano su e quindi io questo non voglio che succeda. A questo punto io vado poi, qui vedete che nel modello io la tolgo, ma ho trasformato la seconda in prima. A questo punto poi eseguo la mia tecnica bulk and body come abbiamo già visto prima. Un'altra informazione importante che voglio darvi è chiaro che l'altezza, qual è l'altezza di questa cresta marginale? L'altezza è quella che collega questo punto con questo punto. Quindi io vado a collegare i due punti, ho un'altezza predecisa della mia cresta marginale. E tra l'altro abbiamo a Siena un lavoro che stiamo completando ora a 2 anni con 5 gruppi, con 2 operatori esperti, io e il dottor Paolucci e 3 inesperti, 3 miei studenti. Con 10 pazienti per gruppo utilizzando questa tecnica abbiamo un'incidenza di sensibilità postoperatoria che, toccando legno, al momento è zero. Quindi i casi clinici, questo è un caso del dottor Antonio Neri, un altro dei miei tutor, un caso molto bello, molto ben eseguito, si protegge il dente accanto per la preparazione, una volta preparato si esegue una mordenzatura selettiva e quindi con la tecnica di trasformazione della seconda in prima si va a ricostruire l'anatomia in maniera molto efficace. Ora Antonio è particolarmente dotato dal punto di vista delle mani, ma vi faccio vedere un altro caso di uno studente meno dotato e comunque riesce ad ottenere una buonissima integrazione marginale con, qui vedete il post-operatorio, un controllo a 3 mesi, questo è un operatore assolutamente inesperto. Quindi diciamo così, mi piace l'idea di avere una tecnica il più semplice possibile per poterla passare anche agli operatori meno esperti. Un'unica eccezione che io trovo alla tecnica di trasformazione da seconda in prima è questa, cioè io vado, se ho una cavità particolarmente piccola come questa, io creo direttamente, come vedete con SDR, faccio anche la porzione interprossimale, lasciandomi 1,5 mm, 2 mm nella zona più occlusale, da ricostruire solo con il composito. Ve lo spiego meglio col prossimo video sul modellino, dove di fatto io uso l'SDR in tutta la porzione a proteggere lo smalto, a proteggere l'adesivo e ricostruisco lasciandomi gli ultimi 2 mm. E ora vedete che vado a ricostruire, questa è l'SDR che polimerizzo, e quindi vado a ricostruire questa zona nella maniera per me più semplice possibile. Creo successivamente la trasformazione della seconda in prima, ma se la cavità è molto piccola posso utilizzare tutto SDR. Ora, un ultimo passaggio che mi interessa, delle volte ci sono margini profondi, ricordiamoci dell'ampiezza biologica, oggi la nuova classificazione della malattia parodontale la chiama in maniera diversa. Quando io ho margine profondo, come faccio? Beh, per esempio, se io riesco, il criterio che oggi abbiamo è quello della digabilità, cioè se io riesco ad inserire la diga, io faccio il mio restauro. Ma questo crea un'infiammazione sul mio margine? Beh, io ci sono dei casi nei quali non riesco obiettivamente. Qui, come potete vedere, ho un margine talmente basso che ho avuto necessità di fare un allungamento di corona clinica. Non è un problema, io oggi addirittura faccio la ricostruzione contestuale all'allungamento. Questo è un caso vecchissimo dove facevo la ricostruzione a distanza di una settimana. L'allungamento mi permette di rivedere, di capire dov'è quel margine. Quindi il concetto che abbiamo fino adesso è un concetto di digabilità. Bene, a Siena stiamo facendo in collaborazione col professor Discepoli e con la nostra studentessa che si sta per laureare, abbiamo fatto una valutazione prospettica con 44 pazienti, 44 restauri di classe 2, con margini juxta o subgengivali, andando a valutare i marker infiammatori e il tipo di batteri che si creavano. Vi faccio vedere un esempio
abbiamo proprio usato queste che si chiamano periopaper, che sono delle cartine che vanno a misurare se c'è infiammazione, quindi qual è il complesso infiammatorio presente e se, che tipo di batteri sono presenti all'interno del solco. Un'altra cosa e i risultati che abbiamo ottenuto, devo dire, sono risultati molto interessanti che ci dimostrano come tutte le volte che posizioniamo un margine troppo in profondità andiamo a creare infiammazione. Ma non voglio anticipare nulla perché stiamo aspettando nei prossimi giorni il controllo a 12 mesi. Il punto di contatto può essere importante anche in un restauro postendo. Qui vedete due mie studentesse che vi dimostrano come quando abbiamo quattro o tre pareti residue abbiamo un dente strutturalmente più solido, quando invece mancano entrambe le pareti residue ho un dente strutturalmente meno solido. E abbiamo pubblicato insieme a Marco Martignoni, che ringrazio pubblicamente per la sua amicizia e per il suo aiuto, e ad Alan Atlas, un altro amico dell'Università della Pennsylvania, UPenn, un articolo che parla appunto del restauro del dente trattato endo e del restauro diretto nel caso in cui abbiamo quattro o tre pareti residue sane. Da cosa è venuto questo articolo? Beh, dalla constatazione di un altro articolo che abbiamo pubblicato, dove eravamo andati a comparare le cavità TRAS con le cavità convenzionali conservative. In realtà questo articolo, dove abbiamo visto che la cavità TRAS dà uno stress maggiore sugli strumenti endodontici, ma più che altro non vi dà nessun vantaggio dal punto di vista del test di fatica. Quello che abbiamo visto è che appunto quando il dente andava a fratturarsi, il dente stesso non aveva differenza avendo la cavità TRAS o la cavità standard, e qui lo vedete piuttosto bene, nessuna differenza tra cavità conservativa e cavità TRAS, ma grande differenza quando perdiamo entrambi le pareti residue. Per cui in un dente revitalizzato che ha perso entrambe le creste marginali, abbiamo necessità di una copertura coronale. Invece il punto di contatto e il sistema Palodent V3 può essere tranquillamente utilizzato in un elemento dentale trattato endo, sul quale io vado a fare un restauro diretto. Se ho 2,5 mm alla base della cuspide, ho un paziente che ha un'occlusione normale, non ho problemi andare a fare la mia adesione, quindi proteggere, qui vedete appunto velocemente, voglio finire in tempo, faccio la mia adesione, uso SDR per proteggere la guttaperca. Quindi trasformo, faccio il mio punto di contatto, trasformo la seconda in prima. Ho l'anellino che mi dà distanza, diciamo che mi compensa per lo spazio della matrice, ho il cuneo a chiudere, ho la matrice che mi dà la forma corretta, e a questo punto diventa facilissimamente una prima classe. Quindi bulk, molto semplicemente, polimerizzato e body, una cuspide dopo l'altra, e vado a ricostruire il mio elemento dentale. E mi permetto di farvi vedere anche un caso che forse avete già visto nel webinar del professor Martignoni, dove in una seconda classe, in un dente trattato endo, io vado a fare, in questo caso Marco va a eseguire l'adesione, è un caso vecchiotto dove ha fatto comunque una mordenzatura anche della dentina. Oggi come oggi so che anche Marco come me preferisce non mordenzare la dentina vitale, se non mettiamo un perno preferiamo ancora mordenzare la dentina non vitale. Quindi una protezione della gutta con SDR, e quindi questo scaffold, come lo chiama Marco, la creazione di questo punto di contatto che trasforma la seconda in prima, che ci toglie il problema della ricostruzione del punto di contatto. E ovviamente successivamente poi la creazione della superficie occlusale nel modo più semplice possibile, in questo caso con la tecnica della successive cast placement, quindi una cuspide alla volta, gli eventuali supercolori, si elimina l'anellino e quindi vedete nel video come Marco faccia fatica togliendo la matrice, lo vedete proprio chiaramente che fa un po' di fatica a toglierlo perché ha ricreato il punto di contatto. E tolto l'anellino, i denti tendono a riallinearsi e quindi vedete che fa un po' di difficoltà a eliminare la matrice. Poi chiaramente rifinitura, lucidatura, ovviamente questo non può mai mancare, e controllo occlusale, quello che apprezzo in questo caso di Marco è che vedete il controllo occlusale. Ogni tanto si trovano su Facebook dei bellissimi casi con delle cuspidi che sembrano le montagne dell'Himalaya e poi dopo il controllo occlusale secondo me diventano come il deserto del Sahara. Qui invece vedete come l'altezza occlusale e cuspidale è assolutamente corretta. Quindi sono perfettamente in tempo e sono contento di questo, con 45 minuti precisi. Abbiamo visto quali sono gli step fondamentali per ottenere un punto di contatto corretto e in quale modo ottenerlo nella maniera migliore.
Sicuramente la centripetal, quindi il trasformare la seconda in prima, è un'idea. Nel caso in cui abbiamo una cavità molto piccola, possiamo utilizzare direttamente SDR, il nostro ballfill, lasciando solo l'ultimo millimetro e mezzo per la ricostruzione della zona occlusale. Quindi SDR con questo sistema di matrici funziona benissimo anche per riottenere il punto di contatto. Permettetemi un ulteriore ringraziamento a Giulio e a Marco. Un proverbio africano dice: se vuoi andare lontano, se vuoi andare veloce, vai da solo, se vuoi andare lontano, vai insieme. E io sono particolarmente felice di andare insieme a queste persone, Stile Italiano, Stile Italiano Endodontics e tutti gli amici che sono con me da tempo, perché, come dire, mi piace l'idea di ottenere dei risultati non solo per me, che purtroppo da vecchio dentista ho 30 anni di esperienza, ma anche per i miei studenti, molti dei quali credo ci stanno ascoltando, e li saluto ovviamente. Io a questo punto sono pronto per le domande, se di nuovo non risuccede come prima e mi butta fuori da tutto, spero di no. Marta, aiutami, eccoci. Ecco qua, avvia webcam. Eccoci, così mi vedete. Buonasera a tutti. Ecco qua, allora. Allora, vedo una prima domanda da parte di Carla che mi dice: se ho ben capito, Carla Rangoni, in una seconda classe applichi, mi dai del lei, non va bene, diciamo del tu, applichi SDR sul gradino cervicale. Avevo sentito altri relatori che dicevano che SDR non ha caratteristiche meccaniche sufficienti per stare in questa posizione e che ci voleva un flow non bump. Beh, questo è un'idea, secondo me, un pochino vecchia alla base, alla luce di quello che sappiamo delle caratteristiche meccaniche. Il materiale funziona benissimo lì. E poi, perdonami, nella zona interdentale, oltre al filo, che ci va di meccanico? Cioè, la cosa più importante per me è di avere un materiale che mi dia una perfetta chiusura a quel livello. Di meccanico, se te pensi alla parte occlusale, credimi, come sta nella zona, come ti fa il bulk nella zona centrale del dente, ti può fare il bulk nella zona interdentale. Valentina Mantellini mi chiede: per una seconda classe è preferibile una tecnica sandwich open piuttosto che closed? Qui di nuovo si rimane alla domanda di prima. Io tendo a privilegiare nettamente una tecnica open, cioè tendo a privilegiare una tecnica dove io vado a mettere il mio ballfill, il mio flow, l'SDR sul gradino. Perché? Perché mi dà una migliore, diciamo, capacità di avere, fluidità, e quindi sono sicuro di non avere nessun tipo di vuoti. Vedo fra le domande il dottor Castellani che: se è Dario, saluto e mi inchino. L'allungamento di corona clinica, brevemente, con che tecnica adotti? Con la tecnica, Dario, che mi ha insegnato te, cioè, a seconda del tipo di dente. L'altro giorno ho affrontato un caso dove avevo un quarto superiore. Dove chiaramente in quei casi preferisco una tecnica di ortodonzia, quindi un allungamento con un'estrusione ortodontica. In linea di massima, io ho imparato a fare gli allungamenti allo studio del dottor Dario Castellani, con una tecnica classica, quindi con una ostectomia, un'osteoplastica, per riottenere, riavere l'ampiezza biologica, come si chiamava un tempo, del tempo. Vassilios mi dice: bravissimo Simone, troppo gentile, grazie infinite. Natale Romeo: in alcuni casi, per creare la digabilità in casi selezionati, può essere utile mettere un chilo retrattore? Assolutamente, Natale, certo, certamente sì. Io spesso utilizzo dei fili retrattori, utilizziamo tutti i trucchi possibili. Mi sta venendo in mente sempre di più che quando è veramente troppo sotto, cioè Dario mi ha sempre insegnato che l'ampiezza biologica non si può violare, perché se ti violi l'ampiezza biologica crei un'infiammazione costante. Quindi certamente in questi casi preferisco evitare di avere un restauro troppo sotto gengiva. Andiamo avanti con le domande. Gianluca Spugnetti, buonasera. Per rifinire la parete creata dopo aver tolto la matrice, cosa privilegi? Bisturi curvo, dischetti abrasivi? Beh, col bisturi curvo mi fai piangere perché lo usava il mio babbo. Sì, il bisturi può essere utilizzato. Devo dirti che il grande vantaggio che hanno questo sistema di matrici è che ti fai veramente pochi eccessi, quindi la fiamma nello rosso, un dischetto, questo
quello che ti pare. Le strisce di rifinitura devo dirti che le uso abbastanza poco perché uso più un Soflex, per esempio, un dischetto. Duccio Magheri, saluta il babbo Duccio, come viene lucidata la parete interprossimale? Beh, credo di averti risposto ora rispondendo al collega precedente, dare un abbraccio virtuale, anzi te glielo puoi dare anche fisico al tuo babbo. Nella rilocazione del margine, specie sui premolari, usi il cuneo oppure solo matrice? Allora, io cerco grazie a te, Duccio, dai un abbraccio fortissimo al tuo babbo. Nella rilocazione del margine, io cerco. Allora, partiamo da un presupposto. La rilocazione del margine, o DME, Deep Margin Elevation, come l'hanno inventata Spreafico e DC 13 anni fa, è una tecnica che ti serve, specialmente nei restauri indiretti, per permetterci di avere un vantaggio nella cementazione, cioè ti rialzi questo margine e lo vedi meglio e riesci a togliere meglio gli eccessi. Io quando riloco un margine lo faccio della rilocazione di margine, specie sui premolari, uso il cuneo oppure sulla matrice. Ma guarda, io spesso faccio questo e capisco cosa mi stai chiedendo, Giuseppe, e credo di risponderti in questo modo. Delle volte, quando non posso fare allungamento per mille motivi, ti dico solo una cosa, io lavoro anche, oltre a lavorare in studio, lavoro nel mio reparto ospedaliero dove abbiamo tanti pazienti che purtroppo sono pazienti oncologici. Questi pazienti non possono fare allungamento di corona, quindi non possono fare chirurgia ossea. Quindi in questi casi io spesso vado a spingere la matrice un po' sotto. Preferisco non utilizzare il cuneo, rialzare e dopo risistemare la matrice successivamente. Questo non so se ti ho risposto. Torniamo sull'altra finestra. Stefano Giustini, dopo aver trasformato le seconde in prime, non si potrebbe eliminare la matrice e il cuneo per provare il punto di contatto col filo? Guarda, Stefano, io faccio più o meno la stessa cosa, nel senso che tolgo, lo puoi fare, è assolutamente corretto. Io ormai devo dire che non ho il problema che non mi venga, per cui con l'anellino sono quasi sicuro mi venga al 99,99% dei casi. Quello che faccio, levo l'anellino, apro la matrice per essere sicuro di non avere dei vuoti. Se ho dei vuoti riparto da capo. E la mia paura nel levare subito anche la matrice è che tu possa avere diciamo una risalita, anche se sei sotto diga, di sangue o saliva. Giuseppe dice grazie, quindi gli ho risposto. Massimo Palmieri, polimerizzare per pochi secondi e poi modellare? Allora, no, l'SDR va polimerizzato per i secondi a seconda di quale strato è. E comunque non ne hai bisogno perché fai un unico incremento, dai quei 20 secondi di polimerizzazione e assolutamente non me le eliminate subito le domande, fatemele vedere. Scusate, sono anziano e ho bisogno di vederle. Quindi sì, io sull'SDR farei 20 secondi. Puoi fare quella che si chiama la tecnica tac cure, cioè una tecnica dove fai una prima cuspide, dai un colpo di luce, seconda cuspide, colpo di luce di 5 secondi e poi alla fine fai tutto. Io devo dirti che ridai una polimerizzazione finale, devo dirti che più frequentemente faccio tutto alla fine, cioè faccio una tecnica usando l'essential lines, quindi una tecnica, permettimi di chiamarla conseguenziale, e quindi do una polimerizzazione di 10 o 20 secondi a seconda del tipo di composito. Federico Deli, dopo pochi mesi di utilizzo delle palle, un pezzo di memoria elastica dell'anellino, hai sbagliato qualcosa? Assolutamente niente, Federico. E l'anno scorso io ho scoperto che le palodent le puoi riattivare. C'è sulla matrice, sulla pinza che te usi per aprire e chiudere l'anellino, lo vedrai, c'è un piccolo incavo. Te ci metti l'anellino dentro e stringi, lo riattivi. In questo modo l'anellino ti riparte, funziona per 5.000 cavità. E poi dopo in teoria lo devi sempre riattivare. Lo fai una volta ogni tot, lo riattivi e funziona. Vitolante Pezzella, che strumenti utilizzi? Non mi date del lei, ma arrabbio, per addizionare il composito tra matrice e pareti assiale nella centripetal build-up technique. Allora, e utilizzi uno o più incrementi. Grazie mille per la domanda. Io prima spesso facevo mezzo e poi l'altro mezzo, la cosiddetta 50 e 50. Oggi come oggi io lo faccio tutto insieme. Utilizzo semplicemente una spatola, c'è uscito un nuovo strumento ora, il Solo Posterior di stile italiano, che è molto carino e col quale puoi fare tutto insieme. Ricordati di schiacciare prima verso cervicale e poi di dare correttamente la forma. Considera che i vecchi come me, quando usavano l'amalgama, utilizzavano
ora te lo dico, uno specillo per dare l'inclinazione corretta, quindi anche con quello lo puoi fare tranquillamente. Donato, a che temperatura consigli di usare questo tipo di materiale? Guarda, questi, Donato, hanno una grande lavorabilità, non hai problemi di lavorabilità con questi, quindi io non li scaldo, li lascio a temperatura ambiente senza nessun problema e non ho nessuna stickiness alla spatola. Questo particolare, aspettate perché ci avevo altre domande di qua sopra. Antonino Pezzimenti, in caso di radici molto vicine, non sempre si riesce a inserire il cuneo. Molto vero. Ci sono i cunei, quelli blu, quelli piccoli, si riesce a fare abbastanza bene. Ti devo dire che io ho risolto il problema usando il cuneo, quello blu. Qual è il vantaggio di utilizzare cunei di plastica anziché di legno? Guarda, il cuneo di legno distanzia, il cuneo di plastica no. Se te senti Gaetano Paolone, spesso lui usa l'anellino e comunque il cuneo di legno. Non è sbagliato usare l'uno o l'altro. Ricordati, il cuneo di plastica ti sigilla la matrice, ma quello che ti distanzia è l'anellino. Se vuoi essere ancora più sicuro, utilizzi il cuneo di legno. Il problema del cuneo di legno che avevo io è che se non sei molto preciso nell'inserimento, rischi di avere una forma scorretta a livello del punto di contatto. Come posso gestire il punto di contatto su due cari, su due denti adiacenti? Guarda, io qui la risposta non te la posso dare perché è veramente difficile dirti in un modo o nell'altro. Io preferisco farne prima una e poi l'altra. C'è tranquillamente chi le fa tutte e due insieme. Io preferisco farne una, la finisco, tolgo la matrice, uso un dischetto per rifinire e a quel punto anche una striscia di abrasiva e poi faccio la seconda. Ci metto talmente poco che non ha senso farle insieme. In questo particolare momento storico, crede che sia meglio utilizzare il composito universale in formato compul o siringhe? Io in questo momento le compul tutta la vita. Io oggi ho fatto 5 pazienti dalle mezzogiorno alle 5 e mezzo quando ho finito. Ho fatto 5 pazienti, 5 gruppi di restauri. Io cerco di fare per arcata. Ho usato la compulina. Una compulina di SDR, una compulina di composito. Qual è la curva di apprendimento per chi è abituato a utilizzare le circonferenziali? Dovresti chiedere ai miei studenti, non ho idea. Io devo dirti, io mi sono trovato immediatamente bene. Mi sono trovato immediatamente bene perché ti danno il grande. Cioè, allora, il problema è maneggiarle. Nel kit ci trovi anche uno strumentino che è una piccola pinza che ti permette di andare a metterle, a posizionare le matrici in maniera corretta. Se hai problemi, ho lasciato i miei numeri, mi contatti e volentieri discutiamo personalmente. Antonio Piana, buonasera, volevo sapere se ha un programma di corsi su pazienti. Sì, ho il master annuale, quest'anno su pazienti per 3 mesi non ci siamo stati per ora. Di nuovo, se hai bisogno di qualsiasi informazione, per favore Antonio, scrivimi, contattami su Facebook, Instagram, ho lasciato il cellulare prima, non so se John Crouch ha levato l'ultima diapositiva velocemente, ma volentieri ne parliamo a voce. Matteo D'Alberto, buonasera. L'apertura della matrice verso la parete va sempre fatto. Guarda, Matteo, io prima la facevo sempre. Oggi lo sai che lo faccio quasi mai, a meno che non abbia una forma particolare del punto di contatto, non la faccio perché sono prebombate, hanno questa forma che è corretta così e poi vanno in fondo. Quindi onestamente non lo faccio quasi più. Modificare la morfologia del cuneo di legno per riuscire a ottenere un migliore adattamento della matrice può essere un'alternativa o è sbagliato? È assolutamente un'alternativa, non è per niente sbagliato. Io l'ho fatto per anni, io prendevo la fresa e lisciavo via gli eccessi del cuneo, ma ha sempre funzionato bene. Oggi come oggi, con i cunei di plastica, devo dirti che mi funzionano bene. Il cuneo blu è difficile trovare un punto di contatto in cui non ce lo metto. Ah, era Duccio, mi ha fatto questa domanda. Grazie Duccio, della domanda molto intelligente. Luca Battarra, quando un'otturazione si rompe, cosa fa? Allora, se si rompe, ma credo che ci sia. Io sono, vedi, io ho fatto scuola, quando ho fatto il dottorato, il mio maestro era il professor Mior, che è quello della minimal intervention. Quindi io, se vedo che un'otturazione si rompe perché ho sbagliato, l'ho lasciata alta, il paziente ha morso un pezzo d'acciaio, va a sapere te, in quel caso, allora. Però vedo che al di sotto è ancora sigillata, non la tolgo tutta. Quindi vado a rivedere la superficie, mordenzo solo per pulire, metto l'adesivo e rifaccio l'otturazione. Se invece vedo che c'è carie sotto, a quel punto preferisco rifarla. Duccio, un abbraccio a te, un piacerone. Benedetta mi saluta, risaluto anche lei. Come gestire una seconda classe senza elemento adiacente? Guarda, non ho avuto tempo di farti vedere un caso che ho documentato recentemente, dove c'è un sesto di un paziente che no, il quinto c'ha solo la radice. Allora, ci sono due situazioni che io uso. Lì c'era la radice, ma potevo comunque mettere il cuneo. Se no utilizzo della diga liquida per bloccare
la matrice sezionale, quindi uso proprio un quintale di diga liquida che mi blocca la sezionale in quel punto, oppure un'altra soluzione, a quel punto utilizzo una matrice circonferenziale. Quanti anellini diversi ha? Analisa, ciao innanzitutto. Io ce ne sono due nelle Paladin, c'è cioè quello blu chiaro e blu scuro, scusate ma io sono daltonico per il blu, che non li so riconoscere. Quello blu più scuro è per i premolari, per i denti più piccoli, quell'altro è quello che io utilizzo quasi sempre. Comunque sì, certo, in base alla distanza fra i denti o all'estensione della cavità. Come controllare l'occlusione, in particolare la fossa centrale? Guarda Luca, io da quando utilizzo, allora io prima di tutto faccio il controllo occlusale prima, cioè io faccio il controllo occlusale e poi preparo, di modo da avere il punto di contatto di occlusione mai sul margine della mia otturazione, ma sempre o su composito o sul dente. Altra cosa che faccio, utilizzando, io cerco di avere con la mia spatolina o col mio PK3, io faccio questo movimento come Karate Kid, dai la cera, togli la cera, dai la cera, togli la cera. Quindi mi appoggio su quello che rimane del tessuto del dente residuo. E in genere devo dirti che i miei controlli occlusali, puoi chiedere a Daniela, la mia assistente, durano 5 secondi perché io vado a lisciare gli eccessi, gli eventuali eccessi, ma proprio sul margine, sui margini, ma tolgo, diciamo, rifinisco il lucido, ma contro il crusale ne faccio veramente sempre meno. Sandro, grande Simone, ehi Sandrino, grande, un bacione a te, grazie di esserci stato. Allora, io c'è scritto grazie a tutti, quindi abbiamo esaurito il tempo, ci stanno buttando fuori. Giuseppe, ciao Simone, è stato un piacere. No, Giuseppe, grazie a te per esserci stato. Sempre un piacere vedervi. Ho visto dei numeri esorbitanti, grazie infinite a tutti, veramente. Se avete bisogno, io vi rilascio qui la mia email. Non esitate a scrivermi, sarà un grande piacere se posso esservi utile per qualsiasi cosa, se c'è qualcosa di non chiaro, se volete avere le reference bibliografiche o qualcosa in più della conferenza, molto, con molto piacere, mi scrivete e molto molto volentieri vi provvederò a soddisfare la vostra curiosità. Elisabetta, un'altra delle mie studentesse, mi saluta, grazie a te Elisabetta, salutami la Sicilia. Marianna, Marianna Bini, sì, infatti noi un po' di tempo usiamo questo tipo di matrici e le Paladin sono una svolta anche per noi. Marta, quando vuoi, se vuoi chiudere. Io sono, credo. Grazie mille, Simona. No, grazie a te, Marta, grazie davvero. Scusate per il problema all'inizio, ma non ho capito che era successo. Allora, grazie a tutti. Possiamo considerare concluso l'incontro. Vi ringraziamo per la partecipazione e vi invitiamo a consultare il calendario completo degli eventi online organizzati dalla The Spectrum Academy sul nostro sito aziendale. Di nuovo grazie e un augurio di una buona serata a voi tutti. Arrivederci, grazie, grazie a tutti.